Si è svolta a Palazzo Alvaro, sede della città metropolitana, la riunione dei sindaci del lato rifiuti di Reggio Calabria, un confronto necessario alla determinazione delle tariffe di conferimento riservate ai comuni del territorio metropolitano. A margine della riunione il consigliere delegato all'ambiente Salvatore Fuda ha fatto il punto sull'interlocuzione in corso per l'organizzazione del ciclo dei rifiuti sul territorio reggino. Un anno molto particolare perché le difficoltà ormai note a tutti, legate soprattutto allo smaltimento degli scarti di lavorazione da conferire anche fuori dal territorio del Lato e della Regione Calabria, hanno determinato un aumento dei costi. Questo aumento dei costi è stato comunque gestito in un sistema dove si è mantenuto un principio che è quello di premiare i comuni che differenziano di più e penalizzare anche dal punto di vista tariffario i comuni che non avviano la differenziata e che comunque non differenziano, perché più un differenziato si produce, più i costi generali di gestione aumentano. Quindi abbiamo presentato questo documento tecnico che dovrà essere poi approvato nella prima seduta utile del Consiglio metropolitano al fine di avere una chiarezza rispetto ai costi che il sistema dovrà sostenere per tutto il 2021.